ragazzi, sono Mercrafter e oggi siamo qui nell'ottavo episodio del mio Let's Play moddato. Fuck yeah, siamo ritornati su questo fantastico mondo che ormai, come avrete capito tipo i tre quarti di voi, è la serie principale del canale perché è quella che mi piace di più fare per questo simpatico motivo. Allora, dall'ultimo episodio ho lasciato il computer acceso tipo 10 miliardi di ore per generare mana e vedete che abbiamo circa mezza mana pool piena, quindi GG. Però ho dovuto lasciarlo acceso quasi mezza settimana per generare tutta quella corona, quindi è insostenibile la situazione. Dobbiamo assolutamente fare qualcosa al riguardo e vorrei creare un modo carino e simpatico di generare mana. Ora, il problema è che le termalilli che volevo utilizzare, quindi questi fiori qua, nell'ultimo aggiornamento sono state nerfatissime. E quindi sto un po' guardando i fiori che abbiamo a disposizione e volevo utilizzare o il Nars Milius, che però usa gli slime, quindi era un po' un casino. Ho guardato la rosa arcana, che però usa esperienza, quindi anche questa non è moltissimamente efficiente. Potremmo crearne lo stesso una per avere, proprio giusto per averla. E poi c'è il Gormalizzis che utilizza, e il Gormalizzis è quello che utilizza il cibo. Quindi anche lì dovremmo creare qualcosa a riguardo. E poi c'è il Mangidew. Il Mangidew è un fiore molto interessante perché mangia foglie per creare mana. E mi è venuto in mente, perché non creare una farm di alberi automatizzata, che tanto ci servirà in ogni modo, cioè ci servirà in ogni caso, non in ogni modo. Perché non creare una farm di alberi automatizzata magari qui e mettere il nostro Mangidew qui e il nostro mana pool qui, così possiamo togliere foglie e tronchi allo stesso tempo generando anche mana. Let's do this. Allora, per la farm di alberi voglio utilizzare un setup molto standard, che è quello del Planter Harvester della Mine Factory Reloaded. Quindi se diamo un'occhiata per vedere cosa ci serve, vediamo il planter, eccolo qui. E nulla di che, l'unica cosa sono plastica che non ho. E quindi dovremo andare a cercare degli alberi della gomma. Credo di averne visti, abbiamo la nostra ascia. Abbiamo la nostra ascia. E credo di averne visti qualche tempo fa, ma molto qualche tempo fa. Ad ogni modo io andrò a cercarli e vi avviserò quando li ho trovati. No, ma questi sono gli alberi della gomma della Industrial Craft, che non voglio. What? The render bug. Eccoli, gli alberi della Mine Factory. Beh, non è stato neanche così difficile. Allora, prendiamone un pochi. Faremo anche una farm di questi alberi qua insieme. Faremo una farm di Oak e di Rubber Tree. Quindi vediamo se ce ne sono altri. Qui ce n'è uno, l'ho appena preso. Comunque abbiamo 12 gomma. Non mi dispiacerebbe averne un po' di più. Lì ne vedo altri. Per fortuna non sono così rari questi alberi, quindi GG. E vorrei anche un sapling, almeno uno. Quindi qui si è droppato un sapling. Sì, nice. E per velocizzare un po' la cosa, prendiamo il nostro sickle e sicoliamo tutte queste foglie. E boom, 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 sapling, sapling. Ok, ne abbiamo un paio, ne abbiamo un paio. Direi che bastano due. Perfetto. Allora, torniamo alla nostra base operativa e craftiamo tutto il necessario. Tra il resto non so da dove, ma abbiamo anche due mega rubber sapling, quindi vediamo come sono. Non ho mai provato, però comunque abbiamo un po' di bone meal. Proviamo a vedere come sono questi mega rubber sapling. So che c'è un sacred rubber sapling che è gigante, quindi non voglio assolutamente piantarlo qui vicino, perché potrebbe essere un altro trollone come il sacred. Proviamo a piantarlo qui. Wow. Wow, 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 wow. È fighissimo. Io lo lascerò lì adesso, basta. È fighissimo. Guardate. Cioè, io lo lascerò lì quest'albero adesso per il resto della vita. Però l'altro voglio andare un po' lontano da casa e tagliarlo come un cane, perché yes, insomma, gli alberi fanno figo. Vediamo se la nostra Lumber Axe funziona. Spero di sì. E ok, mega. Bone meal. Oh. Oh, 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 oh. Perfetto. Dimmi che no, non funziona però. Oh! Abbiamo rubber wood per tutta la nostra esistenza e anche un po' di più. E tra l'altro abbiamo il nostro magnete che ce lo porta quasi tutto nell'inventario. Porca trota. Situazione rubber wood finita.
Perfect. Portiamolo tutto a casa. Mi sta cadendo ancora. Oh mio Dio. Ma fate vedere, le foglie diventano marroni quando... Dry rubber lì, quando non ci sono... Ok, allora, mi stanno seguendo tutte le cose. Sono un pipistrello con una scia di rubber. No, è caduto. Vabbè, allora andiamo a svuotarci. Magari creerò anche un paio di barili per questa cosa. E we'll be right back. Ho fatto una cagata. Allora, ho rotto il barile con la nostra mega ascia. E tutta la terra è caduta per terra. Oh, Jesus. Vabbè, comunque, in ogni caso, possiamo mettere la nostra rubberwood e bloccarlo, vabbè. E prendere la nostra terra e continuare a right cliccare come dei cani. E tutta? Sì, penso di sì. Cioè, hanno solo 16 stack, per fortuna. E la rubber. Tanto, questi barili poi andranno spostati. Ad ogni modo, per intanto va bene così. Sto cuocendo uno stack di rubber qui dentro. Vedete che sta cuocendo. E bene, insomma, riorganizziamoci un po' l'inventario. Ho fatto un paio di barili in più perché so che mi serviranno. Boom, boom. Squirt. Questa, no. Questa viene con me. E squirt, 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 squirt e squirt. Allora, ci serviranno due machine frame assolutamente. Poi riprendiamo la roba. E per un planter, due machine frame, copper gear, redstone reception. Quindi facciamo due redstone reception. E spam spam, redstone reception, poi dei copper gear, almeno 4. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Abbiamo poco copper. Vabbè, andremo a minare. E 4, dov'è il ferro? Dov'è il ferro? È qui il ferro. Quindi spam. 4 copper gear, poi pistoni che dovremmo avere. Uno, perfetto. E prendiamo un po' di rubberwood. Lo trasformiamo in legno. Boom. E ops, qui abbiamo dei barili, vabbè. E poi con questo legno facciamo così. Facciamo così. Facciamo un bel po' di pistoni, almeno 8. Perché i pistoni servono sempre, ragazzi. 8. Ok, e mi serve anche un'altra redstone. Why? Probabilmente eravate tutti lì a dire, era invertito, vabbè. Amen, adesso l'ho scoperto. Ho dovuto guardare la recipe qui del pistone, ci rendiamo conto. E factory reloaded. Ci servirà un vaso, quindi abbiamo dei brick, se no dovremmo cuocerli. Dovremmo cuocerli a quanto pare. Prendiamo questa. E click. Intanto andiamo a dormire. E sì. GGVP. Ok, per il planter siamo a posto, ci mancano solo le plastic sheet che stanno cuocendo. Per l'harvester ci serviranno due Inverax, delle shear. Quindi due Inverax. E Invar è qui. Uno, due. E poi ci serviranno semplicemente degli sticky. Spam. Sì, quattro. E boom e boom. Delle shear. Quindi dovrei avere del ferro. Se non l'ho messo via. L'ho messo via. Vabbè, facciamo giusto un po' di ferro. Sban 36. Lo mettiamo qui dentro. E poi lo prendiamo e facciamo delle shears. E poi ci serviranno degli gear di copper, credo. Perché sono tutti di copper. Cos'è questo? Item collector. E no, dei gold gear. Peccato, ho fatto dei copper gear in più. 2, 1, 2, 1, 2. Dimmi che sono thermal expansion. Sì, thank you. E poi della plastica che sta cuocendo. Ok, ne abbiamo già un bel poca. Facciamo. Perfetto, 16 pezzi. E possiamo craftare il nostro planter e il nostro harvester. Planter.
E Harvester, questo non è staccabile, quindi mi toccherà metterli a mano. E vabbè, quindi così, 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 così e così. Nice. Poi mi serviranno anche un bel po' di Leadstone Fluxduct, forse ne basteranno anche 18. E poi vediamo dove vogliamo creare il nostro setup. Allora, io direi qui così è un buon posto. Prendiamo il nostro planter e lo mettiamo qui. Nice. E allora, questo per intanto magari andiamo a creare, perché no, uno Precision Sledgehammer, che è la wrench di questa mod. E è sempre buono da avere perché ci fa vedere il range delle cose. E quindi sbam, Precision Sledgehammer. E vedete che ci fa vedere che il raggio di questa cosa è 3. Dobbiamo creare degli upgrade eventualmente. E eventualmente appunto lo faremo, però vediamo quanti, che upgrade ci sono. Potremmo creare un upgrade di silver. Potremmo creare l'upgrade di silver, di quarzo, perché no? Quindi, quarzo, ci serviranno due quartz upgrade. E quindi ci serviranno delle gold nugget che abbiamo. Poi della redstone che abbiamo, del netherworks che abbiamo. E basta, penso. Fatemi vedere. Ho perso il quarto upgrade. GG. Quartz upgrade. Ah, eccolo qua. Quartz. Nether quartz. Oh, raw plastic. Ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo proprio qui. 1, 2, 3. Allora. E dovremmo poter creare i nostri quartz upgrade. Se lo trovo di nuovo. Spammete. Qualcosa. Non abbiamo redstone. E 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3. Cosa ho sbagliato? E quartz upgrade, altcoin, redstone, raw plastic, nether quartz, altcoin, redstone. Boh, forse non gli vanno bene le gold coin, anche se teoricamente dovrebbero essere come gold nuggets. Proviamo a fare della nuggets e a fare così. No, what the... Ah, gotcha. Allora andiamo a mettere i nostri upgrade e vediamo quanto è largo. Forse dovrei, posso averli fatti troppo larghi, ma chi se ne frega. Boia. No, anzi, direi che è giusto. Possiamo allora ripulire questo terreno. Quindi Gold Bag of Holding for the win. E dov'è il Merlo Vator? Eccolo qui. Eventualmente metterò sul Vator e degli upgrade, però non so, trovo che sia già abbastanza sufficiente. E GG così? Ok, dovremmo essere a posto. Quindi poi scegliamo dove piantare il nostro harvester, penso che lo metteremo qui così. E vediamo dov'è parallelo, qui su questa riga qui dovrebbe, merda, l'ho messo storto. E dovremmo metterlo così, vediamo. Qui. E quando inseriamo il nostro quartz upgrade, dovremmo vedere che copre esattamente il raggio del planter. Perfetto, allora questo setup ce l'abbiamo. Adesso dobbiamo portargli corretto. Ok ragazzi, qui c'è la nostra power line. E io posso semplicemente collegarmi qui con i nostri Fluxact. Ne abbiamo pochi, poi andrò a farne altri. E entrare qui, fare così. Questi non sono più multipart, vero o no? Quindi possiamo togliere le torce. Poi qui andremo tutto fin qui, non qui. But airfly. E andremo qui sopra. E andremo. Quindi
Quindi